Ciao ragazzi e benvenuti alla guida di Bianco Extreme, il trial inserito nella patch 4.2 di Stormblood. Questo duty si può sbloccare portando a termine il fight con Bianco Normal, alla fine della linea di quest che parte da Ruby Sea durante la storyline. L'item level consigliato è 3.40, ottenibile con gli equip della scorsa patch, i nuovi item craftabili, i drop di Sigmascape Savage e Normal. Come sempre alla fine del video daremo un'occhiata alle precedenti apparizioni di Bianco tra i boss di Sky, una regione endgame di Final Fantasy XI. Abbiamo posizionato le lettere ai bordi dell'arena a formare un triangolo regolare. A ogni lettera corrisponderà un ruolo, quindi DPS, Tank e Healer. La prima mossa è Storm Pulse, un danno ad area Ride Wide. In questa fase sarà un colpo singolo, successivamente sarà sempre doppio. Arriverà poi Evenly Strike, che è un semplice Tank Buster. A seguire avremo State of Shock, che, come nella versione normal, vedrà Bianco afferrare a turno due membri del party, per poi lanciarli dall'altro lato dell'arena creando un danno AOE da condividere, al termine del cast di High Stakes. Il primo player che sarà afferrato sarà sempre il primo in agro, quindi il main tank. In questo caso consigliamo già di spostare nello share i due DPS Ranged Caster e un healer, per condividere il danno. Questi giocatori subiranno una vulnerability fisica, che impedirà loro di collaborare nel proseguire della meccanica. Infatti Bianco, dopo aver resettato l'aggro del main tank, farà la stessa cosa una seconda volta, lanciando il nuovo primo in aggro ancora dalla parte opposta dell'arena. Avere un qualsiasi altro player che non sia l'off tank lanciato sullo stack sarebbe equivalente ad ucciderlo, quindi l'off tank deve evocare il boss durante il primo lancio, per risultare il primo in aggro immediatamente dopo lo share. Questa volta a condividere il danno dovranno essere gli altri tre giocatori, quindi due melee e l'altro healer, sempre a causa della vulnerabilità acquisita col primo colpo. Per rendere tutto più semplice, è meglio che l'off-tank si posizioni già dietro il boss al momento del primo highest X, in modo da farsi lanciare in pratica nel punto dove il boss era tankato inizialmente, nel nostro caso a nord. Questo minimizza gli spostamenti e ottimizza il DPS. Unrelenting Anguish è un danno AOE Ride Wide che ha come secondo effetto lo spawn di sfere rosse, che si muovono dal centro verso i bordi dell'arena, secondo tre linee direttive. Toccarne una equivale a ricevere danno, essere sbalzati verso l'alto e subire uno stack di vulnerabilità. Subito a seguire uno Storm Pulse doppio. Contemporaneamente tre giocatori random saranno chiusi in una bolla rossa di nome Ominous Wind. Questi giocatori devono evitare di staccare l'uno sull'altro per non rischiare di ricevere gli stessi danni che infliggerebbero le sfere rosse ed essere sbalzati in aria. Sempre in presenza delle sfere, Bianco casta anche Fire and Lightning, un rush abbastanza ampio ma ben evidenziato da un'area a terra. A questo punto, la tigre che rappresenta il braccio di Bianco si stacca dal resto del corpo e viene considerato come un add. Questa tigre va presa in consegna dall'off tank e focussata, perché si deve portare al 30% della vita entro il termine del cast di Roar of Thunder più avanti. Intanto due DPS avranno due target su di loro, che si tradurranno nell'apparizione di tre paddle persistenti che infliggono anche un bleeding se si rimane troppo nelle relative pozze, quindi i player dovranno allontanarsi dal resto del party per evitare ulteriori problemi. Sempre in presenza dell'add, Bianco casterà uno Storm Pulse doppio e un Evenly Strike. Pochi istanti dopo userà Instant Clap, una AOE a ciambella che colpisce tutta l'arena tranne una piccola zona rotonda sotto di lui e i bordi esterni. Contemporaneamente il tank con l'aggro sulla tigre deve allontanarsi perché è bersaglio di White Herald, che fa danni in base alla prossimità. Quindi se il party stacca a nord sotto il boss, l'off tank andrà a sud a far esplodere la sua AOE. Dopo Distant Clap, la tigre mirerà una AOE su un membro del party ed eseguirà un semplice dash. Bianco eseguirà un ultimo Storm Pulse per poi diventare invulnerabile, quindi il party si può concentrare sul DPS check contro la tigre, che inizierà a castare The Roar of Thunder, una sorta di Enrage intermedio. Ci saranno delle orb che dai bordi dell'arena vanno verso l'add, se lo raggiungono gli restituiscono un certo quantitativo di HP, quindi i giocatori devono intercettarle tutte. Ogni orb che esplode toglie un po' di TP ai player, ma nulla di preoccupante in ogni caso. Inizia quindi una turbolenta fase intermedia dove i personaggi in caduta libera da un'altezza siderale devono evitare tutte le sfere e tutte le AOE. Al termine di questa fase, Bianco eseguirà una ultimate e il fight ricomincerà. Si inizia con un Heavenly Strike, quindi a seguire, senza nessun cast visibile, appariranno le quattro aree al centro con la freccia in mezzo, che abbiamo già visto nella versione normal. Al centro si svilupperanno quattro serie di paddle nelle direzioni indicate dalle frecce, e i giocatori dovranno mettersi in mezzo alle prime due aree. Ma a breve apparirà un altro set, stavolta sfasato rispetto al precedente, che si comporterà allo stesso modo. Quindi appena le prime due aree del primo set saranno esplose, ci si sposta per evitare il secondo set, come da immagine a schermo.
Contemporaneamente all'esplosione delle ultime aree, Yako eseguirà uno State of Shock da risolvere come prima. Sweep the Leg è una AOE a 270 gradi non visibile a terra, ma evitabile andando alle spalle di Yako. Un altro Unrelenting Anguish, identico a prima, ma con 4 serie di sfere, unito a uno Storm Pulse doppio e all'apparire di 3 Ominous Wind su 3 player. Questa volta ci sarà una nuova meccanica che vedrà arrivare una AOE su un DPS, un healer e un tank. Queste AOE, dopo il danno sul giocatore, creeranno delle bolle che si allargheranno parecchio. Vanno depositate sulle lettere citate in principio, in quanto non devono toccarsi tra di loro, altrimenti il party riceverà una vulnerability e parecchi danni. Durante l'espansione delle AOE, Yako casterà un altro Fire and Lightning e ripeterà un AOE simile dopo essersi teleportato in un punto differente dell'arena. A questo punto Yako evocherà nuovamente la tigre ed eseguirà una successione di mosse già viste con qualche piccola complicazione e sovrapposizione, ma nulla di nuovo e nulla di diverso. In questa fase si può evitare di focussare la tigre col DPS, utilizzando la limit break del tank quando casterà The Roar of Thunder, oppure si può decidere di fare esattamente come prima. Da questo momento in poi non ci saranno mosse nuove o meccaniche diverse da quelle che abbiamo già visto. L'enrage arriverà a 11 minuti e 10 sotto forma di una serie di 5 Storm Pulse, il cui ultimo ha un cast più lungo e non da scampo. Yako droppa sempre un'arma di livello 355 e in maniera randomica le due musiche, un materiale da craft e la mount. Concludendo il fight, tutti i giocatori riceveranno un totem e con 10 di questi oggetti si può acquistare l'arma di Yako in caso di mancato drop. Nella mitologia orientale, Yako è il divino guardiano dell'Ovest, legato all'autunno e all'elemento metallico, una delle quattro bestie a salvaguardia dell'umanità. In Final Fantasy XI, insieme alle altre tre creature sacre, custodisce uno dei quattro sigilli per raggiungere lo scontro finale, e il suo aspetto è quello di una tigre bianca con enormi denti a sciabola.